Argentina addirittura. Non mi sembra del nostro stesso livello. La Rubi. Quanto lunga. Madonna. Zosi. Vitolo. Dai. Vedilo. Palla nuovamente. Ovviamente. Là. Niente, tutto buono. Sì, sì. Sempre noi. Cercano col tiki taka il momento. No, no. Non puoi fischiare. Attenzione, ed è calcio di rigore. L'arbitro non ha dubbi, indica. Ma perché ha allungato quella cazzo di gamba adesso? Poteva finire peggio con l'espulsione del difensore. L'arbitro non sbaglia il calcio di rigore. È una trasformazione impeccabile. Palla che finisce in rete. Per calciare un rigore a Lionel Messi è come mettere la palla in cassaforte. Non ti tradisce mai. Hanno aperto le marcature con questo gol 1-0. Bravo. Perché ti stavi ancora allargando? Io stavo controllando quello lì, non so perché l'ha data così lunga. No, tu stavi uscendo dal campo. Io penso di aver Mariano, non so perché mi è passato a Vitolo. Ferma ma non controlla. Nasri. Buono l'appoggio. Dove sta andando Benietta? È in gioco, vero? Ottima visione di gioco. Può far male da lì. Bello, bellissimo. Con questo gol raggiungono la squadra avversaria. Con quale corpo sbilanciato ha tirato? Sì, vabbè. Come l'ho detto. Bravo. Sì. Bravissimo. Ciao. Ciao ragazzi, ciao. Tifosi appassionati di calcio, preparatevi perché la. Oh, no, Rebe, ti prego. Prego, Rebe. E cosa dobbiamo? Come ci fosse la finale di Champions, eh? Di Champions, di Europa League. No, no, mamma mia, questi qua non. Zosi. Iborra. Guadagna metri verso l'area. Palla schizza via dopo il contrasto. Vabbè, gli sei andato incontro, che credo di gatto. Girati. Volevo crossarla. Interrompe l'azione con un intervento tempestivo. Occhio, Benietta. Porca puttana! Qualcosa anche ai fotografi. Vabbè, io non capisco perché la da lunga. Comunque, vedala. Mazza. C'è un argentino, però. È riuscito a interrompere la trama con un buon intervento. Si avvicina al gioco. Ho beccato anche il palo. Bello. Bravissimo Rebe. Bravissimo Rebe. Oddio, è Borra, bravo Rebe. E Borra, sì. Yeah. Vitolo e Borra sono gemelli, solo che uno è un gigante praticamente. In faccia sono uguali. Beh, anche Vitolo è piccolino. No, beh, vabbè, Borra è un gigante. Forse devo darla non a Nasri. Tutti e tranne Nasri, è il più piccolo che abbiamo. Centrocampo. Voilà. E che cazzo, ovviamente quello mi rimorchio di. Perché vanno tutti e due nello stesso punto? Tremolina! Ho premuto quadrato. Invece ha preso uscire. Vabbè, niente, lasciamo stare. I compagni si fanno vedere. Nooo! Come ho fatto a non prenderla? Non lo so. Ottimo il dive. Fuori gioco. C'è spazio per andare. Arriva il fischio del direttore di gara. Questa è una posizione di offside. Iborra. Porca puttana. No, non l'ho visto. Oh.
ho dovuto, se no me la rubava. Amo. Cos'è? Ma è nostra, scusa, perché... Cercare il buco della difesa avversaria. Dai! Palla largo. Palla vagante adesso. Ottimo recupero del pallone. Vitolo. Daniel Carrisco. Vasquez. L'arbitro dunque lascia giocare. Giusto, concesso il vantaggio. Vabbè, era sul destro. Palla in out e dunque calcio d'angolo. E il pallone se ne va via. Vitolo si avvicina all'area. Ci saranno 4 minuti di recupero. Ma che l'ho presa! Amsic. Intercettano bene il pallone. Occhio alla ripartenza. Amsic! Nulla da fare. Vabbè. Se segnavano loro era un insulto al demonio. Ma va, l'ha anche smancata, per quello che ha tirato male. Vedi, attaccano in due. Tutte e due vengono, guarda. Perché dietro? Milik. Che poi l'ha passata di destro indietro. Bastava passarla di sinistro. Dai. E ciao. Aspettavo che... Perché così? Ma tagliala sulla profondità. C'è spazio davanti a sé. Mamma che culo. Mamma che culo. E non riuscivo a premere il triangolo, non so perché. Stavo per premere il triangolo e dartela su una stream, ma l'ho visto andare all'indietro. Capaci di equivalersi, sfida molto equilibrata invece in realtà. Non è andato. Mamma mia, che tuo coglione. Ma così. Hanno tirato di più in porta questo gol. Il cambio l'ho fatto io, No, l'ha fatto anche lui. Mertens. Zielinski. Diawara. Ok, Mertens si è tirata fuori. Il pallone se ne va via. C'è spazio per andare. No, dai. Insigne. Sempre quei culi di rimpallo. No, dietro. E stiamo... Buon recupero del pallone. Fallo semplice. Ma che semplice, ma perché la devi dar dietro quando siamo in attacco? Ma porca vacca, se non riusciamo a fare un passaggio decente, non lo stai vedendo che dobbiamo calmarci un attimo? E riorganizzarci, cazzo. Pallone controllato senza difficoltà dei difensori. Tremolinas. Si avvicina all'area. È l'occasione per tornare. E c'è il gol del Napoli! Palla perfetta nell'angolo, calcolato al millimetro. Impossibile da prendere. Crondelli. Palla schizza via dopo il contrasto. C'è il lancio sulla fascia. No, dietro! Attenzione, pericolo! Vabbè, va bene lo stesso. Poi una doppietta di Borra e... Vabbè, lasciamo stare. Ma tu hai premuto X? Assolutamente no. Dai, muoviti, non voglio stare qui mezz'ora. Posso riguardare tutto. Pierluigi ha ragione, in effetti è stato protagonista di un'uscita scellerata. Caduto a caso, Bianco. Jorginho attacca il giocatore del Napoli. Cerca la porta. Sbaglia il tiro. Non è da lui un errore così. Saranno 2 minuti di recupero. Sei fresco. Ciao. Mamma mia, un passaggio di fianco. Fa quel bidone di mamma. Fa schifo.
Ma è mezzo morto, non... io non l'avrei un passato. Passaggio, mamma mia. A metri a disposizione. Mertens! Tiro dalla bandierina per la formazione avversaria. Massima concentrazione in difesa. Risolve lui. Ci sono metri a disposizione. Occhio traversone. Ui. Palo, ma il pallone torna in campo, pericolo. Sto qua avessi iniziato con Mertens dall'inizio, non so come andava a finire. Eh sì, non so perché l'ha messo dopo, vabbè.